の底飛び立て飛び立て飛び立て三つのメカが一つになって正義の姿巨大ロボットその名も我らのザンボッティ戦え我らの我らの仲間広い宇宙へ羽ばたいてゆけザンボッティザンボッティザンボッティザンボッティゴーLa promessa di Aki. Un bijou! Oh, Sombo Patch! Su questa cartina è possibile vedere il territorio giapponese conquistato dalle armate Gaizok. Sì, buona idea usare il rosso. Ricorda il colore del sangue. Certo, Sombo. Però vedo ancora qualche insuccesso qui, ad esempio. Che tristezza. Quella macchia bianca è peggio di un pugno in un occhio. Urta il mio senso estetico. Certo, Sombo. Non vedo l'ora di verniciare di rosso tutto il pianeta. Ichitaro, qui è lo Zambul. Mi senti? Sono sul mare di Sugano, diretto nell'Hokkaido. Per il momento nulla da segnalare. Bene, continua a pattugliare tutto quel settore. Ricevuto! Oh, ehi, aspetta un momento! Uchuta! Keiko sta arrivando con lo Zambase. Tieni sotto controllo la situazione e soprattutto non prendere iniziative. E Kabei, insomma, dove diavolo è finito? Purtroppo non ne abbiamo la minima idea. Mi spiace, Uchuta. Appena avrete contattato quell'irresponsabile, fatemelo sapere. La nave appoggio è in pericolo. A dopo. La 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 la. Ciao a tutti, come vanno le cose? Kabei, tu non dovresti essere di pattuglia? Ero andato al centro rifugiati a cercare due mie care amiche. Ti sembra questo il momento? È comparso un Mecha Burst. Un Mecha Burst? Un altro? Attuale posizione stimata, Hakodate. Hakodate? Maledetto, si è spinto fino all'Hokkaido. Quelle due si trovano proprio là. Chi sono quelle sue amiche? Beh, molto probabilmente si stava riferendo a Michiaki, due vecchie amiche di Shizuoka. Vecchie amiche? Speriamo che si siano salvate. Abbiamo svolto le ricerche che ci aveva chiesto. Le due signorine adesso si trovano nell'Hokkaido. A Hokkaido dove? Non è un'isola tanto piccola. Ci sono ben 7 campi profughi in tutta la zona dell'Hokkaido. Non potremo sapere nulla prima, diciamo, di 2 o 3 giorni. 7 campi profughi. Posso solo sperare che Hakodate non fosse uno di quelli. Due persone molto importanti. Verdigan! Perfetto, questo se lo ricorderà. Sta scappando, eppure non ha subito grossi danni. Che direzione ha preso il Mecha Burst? Beh, se continua così, tra poco sarà su Sapporo. Bene,
Fallo seguire da tutti i moduli. Ok, li contatto subito. Che cosa? Non è scappato? Ma allora si sta prendendo gioco di me! Lascia che lì ci pensino le squadre di soccorso. Tu dirigiti immediatamente su Sapporo. Devo trovare Aki e Michi prima che il Mecha Burst si scateni sul loro campo. Ehi, mi stai ascoltando o no? Ma sì, sì, hai detto Sapporo, vero? Keiko, finalmente! Ti fate scherzare! Mi sono diretta qui il prima possibile! Ne ci sei anche tu, Uchuta! Andiamo! Ci hanno detto che sarebbe potuta tornare a casa. L'importante è che stia attenta a non sforzare il cuore. È meraviglioso. Ehi, Michi, sono passati mesi dall'ultima volta che siamo stati tutti insieme, vero? Già, chissà quanto tempo sarà passato. Sì, però speriamo che i Gaizok non arrivino anche qui. Già, i Gaizok. Ma di che cosa avete paura? Qui noi siamo al sicuro. Oh, magari, speriamo. Ah, non avranno mai il fegato di spingersi fino all'Hokkaido. Meno male, se lo dite voi. Sapporo è una grossa città. Ci sarà sicuramente un centro per i profughi. Forse avrei fatto meglio a chiedere dove si trova. Kappei, dove sei in questo momento? Esattamente sul cielo di Sapporo. Ehi, guarda, fratellone, che qui di Mecha Burst non ce n'è nemmeno l'ombra. Non è da loro arrendersi così facilmente. Comincia a ispezionare la periferia. In periferia, hai detto? Bene. In fondo, la probabilità che Aki e Michi siano finite qui è solamente di 1 su 7. Ah, mamma, la prossima volta... No, mamma, il dottore ha detto che devi stare a letto. Sono stata via per troppo tempo. Ma, figliola, conservi ancora queste cose. Eppure ti avevo raccomandato di buttare via tutto quello che non ci serve più. No, mamma, quella no. È una cosa molto importante. Non ti capisco. Si può sapere a che cosa servono quelle? A niente, mamma. Sono così deboli, non sarà difficile sconfiggere i Gaizok. Ehi, Michi, non sembra anche a te che allo Zambo Tails manchi qualche cosina? È vero, hai ragione, non ci starebbe male una sciarpa o un mantello. Nessuno, scherzate, lo Zambo Tails è un robot. Invece penso che con una sciarpa starebbe bene, gliene farò una. Quando l'avrai finita sarò troppo vecchio. Sì, non ci contare. Attenzione, Mecha Burst in rapido avvicinamento, è stato segnalato già a terra. Seguite le indicazioni del personale addetto. Tutti si tengano pronti ad evacuare il centro. Ripeto, evacuate il centro. Dai, mamma, presto. Ti senti bene? Oh, mamma. Non vi preoccupate, ho solamente perso l'equilibrio. Papà, presto, porta Aki e Michi al sicuro. Ma non dire stupidaggini. Scordati che io me ne vada da qui senza di te. Non è affatto certo che il Mecha Burst arrivi fino a noi. Sì, ha ragione, mamma. Io senza di te da qui non faccio neanche un passo. Aki! Basta, non ne posso più di scappare, di vivere nel terrore. Io rimango qui con te. Se resta lei, resto anch'io. Ho deciso, non mi sposteranno da qui neanche con le cannonate. Non è giusto. Quello che sta succedendo è tutta colpa della famiglia Jin. Aki!
Ha ragione Aki, è come dice lei. Se la mamma si è ammalata al cuore, di chi credi sia la colpa? Loro! Soltanto loro! Perché diavolo ci hanno voluto coinvolgere nella loro inutile guerra contro i Mecha Burst? Eravamo finalmente riusciti a metterci in salvo nell'Hokkaido. E invece, proprio quando potevamo stare un po' tranquilli tutti insieme, quelli... Potete passare! Avanti, toglietevi di mezzo! Lasciatemi passare! Aki! Capelli! Oh, Aki, non sai quanto ti abbia cercata. Come sta, amici? Aki! Vattene via! Ehi, ma è questo il modo di salutarmi dopo tanto tempo che non mi vedi? Ma tu hai idea di che cosa sia stata la nostra vita in questi ultimi mesi? Ci è successo di tutto! Anche amici, dopo l'ultima volta che ci siamo incontrati a Yokanichi, ricordi, la sua casa è stata bruciata, la madre è rimasta gravemente ferita e nessuno ha saputo curarla! Eravamo finalmente riusciti a metterci in salvo, invece, proprio quando potevamo stare un po' tranquilli tutti insieme, è tutta colpa vostra! Si trova alla periferia della città. Non sono più riuscito a mettermi in contatto con Kappei. Ricevuto! Quel ragazzino non cambierà mai. Scusa, non sarebbe meglio portare la madre di Aki in ospedale? Così, solo per precauzione. L'ospedale è in città, qui al centro è più al sicuro. Finora quei maledetti Mecha Burst non hanno mai attaccato le periferie. Già, anche questo è vero. Non ti preoccupare per Aki, in un momento molto particolare gli passerà. Ma che bisogno c'era di trattarmi in quel modo? Mi vuoi spiegare che cosa diamine ci fai ancora qui? Che cosa ci faccio? Sono affari miei! Non sai che il Mecha Burst ha fatto la sua comparsa a Sapporo? Che cosa? Il Mecha Burst? Uchuta è rimasto là a combatterlo da solo. La città è troppo vicina. Forse sarebbe più prudente evacuare subito il campo. Perché i Gaizok arriveranno anche qui? Non lo so, Michi, ma è più sicuro andarsene. Dove sei, Aki? Dobbiamo andarcene via! Che cosa vuoi? Non ti mischiare! Aki, non potete più rimanere qui! Non c'è bisogno che ci proteggiate voi! Se il Mecha Burst deve venire, che venga! Va bene, andiamo, Keiko! Bravo, Mecha Burst! Resta fermo così! Big Missile! Tutto bene? Ho fatto! Sono in avaria! Qui ci penso io. Tu sostituisci le parti danneggiate. E adesso procediamo all'Ace Change! Adesso sono io il tuo avversario! Mecha Burst ha fuso un piede dello Zambot Ace! Non correre rischi inutili! Attiva la Zambot Combination! Presto, Ichitaro! Facciamo lotta su Sapporo! Subito!
rimando così, finirà dritto al centro. Hai sentito, Cappei? Obbedisci, procedi subito con la combination. Ne discutiamo più tardi. Adesso occupatevi del centro profughi. Aki ha preferito rimanere lì per non abbandonare la madre. Va bene, ho capito. Ci portiamo subito al campo. Se per sfortuna dovesse succedere qualcosa ad Aki, non potrei mai perdonarmelo. Io ce la metterò tutta. Aki e Michi non dovranno soffrire mai più. Aprite questa porta! Aprite! Aprite! Avanti, scappate, approfittatene ora! Cappei sta cercando di distrarre il Mechaburst! Cosa sperate di ottenere restando qui? Il Mechaburst sta venendo sempre più vicino! Che cosa diavolo fate? Su, Aki, avanti, fa quello che ti dice il signore. Apri quella porta! No, mamma, non l'aprirò mai! Lo so che dai tutta la colpa ai Jin, se mi sono ammalata, ma sono proprio io a chiedertelo. Figliola, non puoi pensare davvero che Cappei sia un nemico che voglia il nostro male. Oh, Aki. Aspetta! Presto! Volete muovere? Al via guai! Keiko, mi senti, Keiko? Rispondi! Sì, ti sento, Ichitaro! Cappei si trova in pericolo! Vieni subito al campo profughi! Arrivo! Cappei, stai bene? Giuro che se devo morire, mi porterò dietro il Mechaburst! Cappei! Stanno arrivando Uchuta e Keiko! Resisti, fratellino! È più facile a dirsi che a farsi! Cappei! Nessun Gaizok dovrà toccare Aki e Michi! Cappei! Cappei, perdonami, ti prego! No! Aki! Bane Slayer! Cappei, passiamo subito alla Zambot Combination! Uchuta! D'accordo, procedo con l'Ace Chain! E ora Zambot Combination in! 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 Non avevano idea che un robot così piccolo potesse combattere tanto efficacemente. Sono scuse! Mettetevi al lavoro per coprire di rosso tutta la cartina! Certo, Sombo Pace! Zambo 3! Ah!
restare qui al via Ruan per tutto il tempo che desiderate. Sì, è la cosa migliore. Cara, tu che ne pensi? Vi ringrazio per il pensiero, siete veramente molto gentili, ma noi qui vi saremo solo d'impiccio. Vede, noi purtroppo con le armi non ci sappiamo fare. Certo, certo, capisco. Aki mi ha detto di darti questa. Te l'ha dato Aki? Ma... ma che cos'è? Un enorme straccio per lavare per terra? Scemo, è una sciarpa. Una sciarpa? Te l'avevamo promessa quel giorno, ricordi? Allora me l'avete fatta davvero? Oh. Aki. Però l'ho aiutata anch'io a cucirla. Aki! Abbi cura di te! Aki è splendida! E l'hai fatta per me! Non posso crederci, Aki! Sei proprio pazza! Non prenderla in giro. È splendida! Ti sta benissimo, Caffè! Finalmente la popolazione terrestre si decide ad aiutare la famiglia Jin nella battaglia che la vede impegnata nella difesa del pianeta Terra. Su una nave diretta verso le coste giapponesi, Cappei incontra James Lee, un uomo disposto a rischiare la vita per la libertà. Ma chi è veramente l'ammiraglio Lee? Tutto questo nel prossimo episodio, Il coraggio e l'onore. I Kaizok non ci batteranno mai! Zambo 3, avanti!